Una cappa di negatività sembra annidarsi sulla città di Pagani, a sottolinearlo il vescovo della diocesi Nocera-Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, che nella giornata dei festeggiamenti dell'Immacolata Concezione, durante l'omelia della Santa Messa, celebratasi come sempre presso la Chiesa del Corpo di Cristo, ha sottolineato infatti tutto il suo dolore per i tanti suicidi, i morti registratisi con una frequenza inusuale negli ultimi mesi nella città di Sant'Alfonso. Ecco, penso, girando un poco in questi giorni, da una parte si accendono le luci, si prepara il Natale, d'altra parte tanta sofferenza, con suicidi, morti, giovani. Allora tutto questo mette una grande tristezza nel cuore e non possiamo celebrare senza pensare a tutte queste realtà, portandole quasi come materiali sull'altare. E ho voluto ricordare che Dio comincia da Nazareth. Comincia dal quotidiano, dalle cose semplici, mentre stiamo lavorando, stiamo rassettando la casa, mettendo a posto qualcosa, viene il Signore e ci invita a qualcosa di più grande. Ecco, Pagani, che è una città mariana, ha bisogno di riprendere le sue radici, ha bisogno di ritornare a questa quotidianità della famiglia per imparare nuovamente il mistero della fede e della vita. Ecco, da molto tempo, comprendendo anche l'architettura di questi nostri paesi, i cortili erano i luoghi delle relazioni, dell'amicizia, della familiarità. Oggi sono diventati altro. Dati preoccupanti. Tra l'altro il vescovo si è detto anche scosso da quanto avvenuto nelle ultime ore nella discoteca di Ancona, dove molti ragazzini hanno perso la vita, forse per un procurato allarme da parte di qualche incosciente. Ancora stamattina una tragedia ad Ancona. Molti giovani morti in una discoteca. Ancora tragedie nel mondo, rumori di guerra. Sorelle e fratelli, torniamo a Nazareth, torniamo alla semplicità, torniamo all'odore della casa, torniamo alla casa di Nazareth. Verrà anche per noi un angelo e ci dirà: rallegrati, il Signore è con te.